Ciao a tutti, oggi vi porto con me a scoprire un po' il mio bagno. Siccome ci stiamo spostando a Lugano, devo un po' revisionare i miei spazi, capire quali prodottini non li utilizzo più, posso dare a qualcuno, quali devo buttare, magari quali sono scaduti e cosa porto con me, cosa lascerò ancora a Milano, perché la casa è Milano, comunque la terremo ancora per un po'. Così libero lo spazio, capisco quello che devo portare e comunque ho questo scaffale dietro di me che ha tutti i cassetti pieni di trucco e la skincare e le boccine chiuse e poi ho il mobile del lavandino che c'ha i miei prodottini che uso adesso per capire cosa porto con me e anche uno scaffale sotto dove c'è qualcosina. Comunque andiamo a scoprire e così dopo mi aiutate anche a capire quali prodottini porto con me e cosa lascio qui. Sono proprio vestita da casa, sarà un vlog di casa. Ho deciso di declutterare un po' la mia roba, sistemare un po' il comò e i mobiletti che ho in bagno con tutti i prodotti di make-up e skincare. Perché in questo mese, a marzo, ci aspetta un gran trasloco in Svizzera e non posso e non voglio portare tutti questi prodotti con me, perciò butterò quelli scaduti o che penso che sono scaduti o magari quelli che non mi soddisfano, li do in giro alle mie amiche e magari a qualcuno. Perciò iniziamo. Questi patch di Peter Thomas sicuramente vengono con me, questi con acido ialuronico, questi con la vitamina C sono ottimi, 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 li amo. Poi la polvere libera di Givenchy nella colorazione 3, anche questa viene con me perché è la polvere che uso in questo momento tantissimo. Il deodorante di Vichy, questa. Il mio deodorante preferito, veramente super super ottimo. Poi passiamo all'acqua di Caudalie. Questa è un'acqua rinfrescante, la uso dopo aver fatto la mia skincare o prima del make-up se è passato troppo tempo. Veramente ottima, solo ha una profumazione molto forte, perciò a chi non piacciono i profumi forti magari non gli piacerà. Il Fix di MAC, lo spray preferito per fissare il trucco, veramente ottimo, ottimo. Poi abbiamo la crema, il body lotion di Drunk Elephant. Questa è con acidi Mamamashi Butter, pH 3,5. Questo non mi è piaciuto moltissimo, ma penso di finirlo in questi 10 giorni, anche perché non si assorbe velocissimo. E questo è una cosa che non mi piace nelle creme per il corpo, ma comunque non è così male. Poi vi parlo dei miei elastici preferiti. Questa volta li ho trovati solo nel colore nero. Veramente non rovinano i capelli, tengono bene i capelli, durano tantissimo. Si perdono in giro come tutti, ma veramente questi sono i migliori sul mercato. Li compro su Look Fantastico e ci sono anche su Cult Beauty. Vediamo questo. Ok, qui abbiamo il Mario Badescu, penso che verrà finito, ma adesso lo tengo per questi 10 giorni ancora per usarlo. Poi abbiamo l'acqua rinfrescante, anche questa con aloe di Mario Badescu, mi piace, è una buona acqua. Abbiamo anche questo di Origin Super Spot Remover di Mario Badescu, funziona meglio, perciò non lo uso adesso così tanto. 24 mesi, penso che non è scaduto ancora. Poi abbiamo la mini versione di Osprey. Io la uso veramente, veramente poco perché mi dimentico di questa cosa. È aperta da poco, penso di tenerla perché ha un buon effetto, ma vediamo, magari lo do a qualcuno. Ok, dopo abbiamo una mascara di Gucci. Questa mi sa che già si è seccata tantissimo. C'è ancora un goccio di prodotto, ma penso di buttarla. Sono passati 6 mesi sicuramente dal momento di acquisto, perciò la butto. Poi abbiamo un olio di Shadow.
Questo è un olio per le sopracciglia con questo roller, voi lo applicate e in teoria dovrebbe farli ricrescere belli e forti, ma come ho detto l'ho usato veramente poco, prima perché è difficile prendere il prodotto da qui dentro e poi non ho avuto un gran effetto, lo butto anche. La scadenza è di 12 mesi. Poi ho questo prodottino qui che è per la mia herpes che in gravidanza veramente mi ha disastrato. Lo usavo, un buon prodotto. Avanti andiamo a buttare questo Hollywood Contour di Charlotte Tilbury perché è finito, perciò lo butto, è anche scaduto, perciò tutti e due. Poi abbiamo la polvere di Supergoop. Questa polvere l'ho usata veramente veramente poco perché non usciva bene e poi non ho capito il senso di questa polvere, magari per chi ha perle grasse, ma veramente non so che quantità di prodotto bisogna utilizzare per veramente avere un grande effetto. Avanti abbiamo un body oil di Bali Body. Questo ha un profumo di ananas molto buono. Lo tengo, l'ho aperto quest'estate, ha durata di 6 mesi. No, mi sa che dovrei già eliminarlo, ragazzi. 6 mesi sono passati. Ciao ciao. Poi passiamo ancora alla SPF. Questo è una SPF raffrescante. Quest'estate cercavo una SPF che potrei utilizzare durante il giorno per raffrescarla, ma questa veramente mi faceva lacrimare gli occhi. Poi abbiamo il mio balsamo per le labbra preferiti, questo qui di Clarins. Non so da quanto tempo ce l'ho. Un ottimo prodotto, veramente mi fa un colore, idrata le labbra, super 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 prodottino. Lo spazzolino del mio bambino. Poi abbiamo un burro per le labbra di Elizabeth Arden. Questo qui mi sembra di averlo ricevuto in uno dei calendari dell'avvento, ma in questo momento sto preferendo altri e anche la confezione, come si vita, svita, non è stata molto comoda questa qui. L'olio di Kérastase alla scadenza di 18 mesi sicuramente è scaduto. Questo non è stato uno dei miei oli preferiti perché mi ha la tendenza di fare il capello grasso anche se l'ho appena lavato, perciò questo olio vado a eliminarlo anche perché è scaduto e non posso darlo a nessuno, ma il mio preferito rimane sempre quello di Sisley. Votato abbiamo il correttore di Chanel che ha la scadenza di 6 mesi e ultimamente non so, ha cambiato la texture e non vado a eliminarlo, mi sa che è scaduto. Devo comprare qualcosina su Amazon per segnare le date di scadenza. Abbiamo il roller liner di Benefit nel colore marrone. Questo ha la scadenza di 6 mesi e disegna veramente poco, perciò anche questo vado a eliminarlo. Abbiamo la Charlotte Tilbury, qua è rimasto solo la colorazione, quella chiara, che veramente non la uso. Perciò vado a eliminarlo. Mascara Roller Lash di Benefit, la tengo, è un'ottima mascara, piace alle mie ciglia. La tinta per le labbra di Benefit è quella che uso in questo momento. Ho sbagliato un po' la colorazione, è 2,5, ma vabbè, non va così male. La tengo anche questa. Qui penso che tutti questi prodotti li terrei. Abbiamo due matite occhi, una di Saint Laurent, questa marrone, waterproof, marrone, non c'è scritto la colorazione, e un'altra questa di Christian Louboutin, anche la colorazione marrone, è una matita veramente veramente valida, ottima, la amo. Passiamo avanti, abbiamo una matita di Hourglass nel colore rosa, anche questo lo tengo perché è aperta questo Natale, alla scadenza di 18 mesi. Poi abbiamo due matitine di MAC, una rossa classica, questa è la Cherry,
Una cherry e questa qui che mi piace è Sour, anche questa è ottima. Poi abbiamo anche Spice nella colorazione, ma questa per il momento adesso è un po' scura. Abbiamo una matita verde per gli occhi di Dior. Io non so se la vedete. E abbiamo questa di Rare Beauty che non si capisce la colorazione, ma anche questa è nuova, perciò la tengo. Abbiamo anche una matita di Giorgio Armani nella colorazione 2, anche questa è molto buona, la tengo. Poi abbiamo Giorgio Armani numero 4, anche questo è un colore rosato molto bello. Questa è di Zoeva, uno dei miei preferiti, ma non saprei la colorazione B, buono, non saprei. Poi abbiamo una matita rossa di NARS. Questa non mi piace molto, ma mi sa che non l'ho mai usata. Nemmeno questa qui. Poi abbiamo una matita di Diego Dalla Palma. Non so perché qui, forse non l'ho mai ancora provata, era così piccolina. Poi abbiamo una Charlotte Tilbury. Questa è la Love Trap. Anche questa è una buona, buona, buona matita. La tengo. Ok, questa qui, veramente molto molto buona. Poi abbiamo il correttore di Rose Inc. Io ho i problemini con correttori perché veramente prendo la tonalità LX40, mi sembra buono, poi diventa scuro. Anche questo ho preso LX20 per essere super sicura che sarà la mia tonalità. È diventata veramente arancione, anche se l'ho aperta da poco e non capisco veramente dov'è il problema. Abbiamo la mia fondotinta preferita in questo momento, è questa di Tom Ford Soft Matte, ma in realtà avete un finish molto naturale. Io ho nella colorazione 20 Buff, è il mio colore di inverno, perciò l'amo anche perché il colore è quello giusto. Abbiamo il bronzer di Sensai, questa nella colorazione Soft Bronze. Io lo uso quando ho bisogno dare un po' di colorito alla mia pelle, ma anche non solo al viso, ma anche al corpo. Lo metto con la crema da corpo. Poi abbiamo lo stick di Westman Atelier, che in questo momento è un po' scurino per me, ma è un ottimo stick, mi piace tantissimo. Ok, abbiamo anche Hollywood Flawless Filter. Questo prodotto sicuramente è scaduto. Abbiamo nella colorazione 1 e io amo questa colorazione perché mi illumina tantissimo il viso e anche riesco a mischiarla con le mie fondotinta, ma penso proprio che dovrei eliminarlo anche perché ho paura di avere poi qualche problemino con la pelle, perciò questo viene eliminato sicuramente. Ho più di 2 anni, no, forse un anno e mezzo, ma comunque è scaduto. Qui passiamo a questi prodottini. Abbiamo la base Bobbi Brown, che sicuramente è una delle mie preferite e sarà finita in questo momento, perciò prima di partire sicuramente la butto. Abbiamo la tempera matite di Charlotte Tilbury, veramente bella e anche tempera bene bene. Abbiamo due correttori di NARS, uno Custard Medium One e uno Vanilla Light 2, questi due colori, li mischio, adesso uso solo questo perché sono veramente bianca bianca. Poi abbiamo l'olio di La Mer nella versione piccolina, lo uso quando prima di make up lo mischio con la crema o con la base. Poi abbiamo il mini brow setter, quello che ho portato dalla vacanza e sto usando in questo momento, non sto aprendo quello grande. Abbiamo due matite di Bobbi Brown, una è Palma Ouf e un'altra è Ballet Pink, veramente super super belle, super ottime matite, naturali per tutti i giorni, una un po' più fredda, una un po' più rossa, sono veramente ottimi. Abbiamo anche un fondotinta di Makeup Forever nella colorazione 1N14 e nella versione quella piccolina. È una buona fondotinta, ma è un po' troppo coprente in questo momento per me. Preferisco quella di Tom Ford, ma la tengo comunque perché è nuova. Poi abbiamo mini matite, una di Laura Mercier,
Mi sembra che sono tutti e due rossi. Le tengo solo perché sono belle piccoline, ma in realtà non le uso mai, 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 mai. Perciò poi abbiamo una MAC piccolina. Weirdo è quel colore veramente molto, molto classico. Ma anche questa purtroppo in questo momento non sto utilizzando. La piccolina di Charlotte Tilbury. Si è un po' distrutta, è un po' troppo rossa in questo periodo per me. Questi di Westman Atelier, questo è nella colorazione Truffle, è quello che uso per fare il contorno un po' scurino, adesso un po' troppo caldo in questo momento per me. Abbiamo anche un blush Petal di Westman Atelier, anche questo molto molto bello. Ma ogni tanto non funziona con il mio fondotinta. Perciò li uso solo con i prodotti di Westman Atelier quando li uso. Poi abbiamo gli ombretti in crema che uso in questo momento tantissimo. Primo è questo di un po' bronzato di Chanel. Questa è 802 Undertone. Veramente molto bello, ma è un po' secco. Se vi piacciono più di quelle di Tom Ford, penso che questo non vi piacerà. Abbiamo anche quello di Tom Ford nella colorazione 02 Opal. Veramente ho un ottimo, ottimo, ottimo prodotto per illuminare i vostri occhi da tutto il giorno, da tutti i giorni. E poi abbiamo un blush di Clé de Peau nella colorazione 4. E la cream blush, veramente anche questo bello, 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 molto soft e illumina un po', veramente molto bello, mi piace tantissimo. Qui abbiamo anche un ombretto liquido nella colorazione 22 di Chanel, anche questo è da tutti i giorni, veramente molto, molto, molto bello. Anche questo lo tengo. Direi che questi sono prodotti esposti, quelli che uso tutti i giorni, perciò sicuramente non verranno eliminati. Abbiamo anche un piccolo di Laura Mercier nella colorazione beige rosa, così. Adesso non lo sto utilizzando molto, mi dimentico, ma è un ottimo prodottino, anche questo lo tengo. Poi abbiamo la base preferita mini di Milk. Veramente un'ottima base. Poi abbiamo un blush in crema di Giorgio Armani color 50, nella colorazione 50. Poi abbiamo questo di Sisley, è un diciamo che è un blush, non un blush, cosa dico? È un lip gloss con il colore, ma l'ho testato forse un po' male nel salone, ha una pigmentazione un po' troppo forte, perciò non lo riesco a utilizzarlo moltissimo in questo momento e non sta bene con le matite, cioè bisogna usarlo solo come un gloss da solo. Poi abbiamo due matite, due rossetti di Tom Ford. Tutti nei colori super 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 naturali. Questo è nella colorazione Casablanca. Casablanca. Ok. E questo è nella colorazione un po' più rosa e Night Mauve. Questi li tengo perché li uso veramente tutti i giorni. E poi abbiamo un dispenser per il profumo. C'è il mio profumo di Kilian qui dentro, lo tengo. Poi abbiamo un rossetto di Pro Makeup che è un po' troppo, ha una texture veramente veramente brutta e anche il colore, perciò va buttato subito. Poi abbiamo una di Huda Beauty che mi sembra l'ho ricevuto in uno dei calendari dell'avvento, ma la colorazione ancora non è mia. Perciò la sicuramente regalo a qualcuno. E abbiamo un altro
Acyclovir per le mie labbra. Qui tutto. Ok, adesso passiamo con voi questo cassetto. Qui abbiamo il mio Lano Lips con la fragola, molto buono, lo porto di solito in viaggi, veramente molto molto valido. Lo metto insieme con i prodottini per le labbra. Poi abbiamo il mio case con i pennelli puliti. I miei pennelli di solito li tengo sempre qui. Per me è comodo così, così li metto, li porto tutti in viaggio. Veramente super comodo, questo case è stato regalato da Kali Beauty, è veramente molto molto bello. Questo rimane e viene come in giro. Qui abbiamo i prodottini per i capelli, questi di Nashi, e abbiamo anche i Cotton Fioc che adesso non uso per il bimbo ma uso per me, li sto finendo. L'ho messo così perché per me è più comodo. Poi abbiamo una puff con dischetti e anche i cotton fioc che uso. Per me è comodo così, così la prendo, la porto via con me in qualsiasi momento. E abbiamo anche una borsettina qui con in realtà solo una crema, quella da bambino da 50, protezione 50, il burro cacao e qualche custodia. Le orecchie, questa la tengo sicuramente perché è un'ottima borsetta che è waterproof. E abbiamo il, non saprei nemmeno che cos'è, abbiamo dentro, abbiamo dentro le perle. Adesso passiamo con voi da questo cassetto veramente incasinato, non saprei nemmeno come gestirlo. Direi che possiamo iniziare a togliere questi prodottini da bagno che sono del mio bambino, che li metto tutti da parte, da qualche parte. Ok, poi qui abbiamo le boccettine vuote che veramente non so se mi servono perché ho tantissimi travel size. Vabbè, comunque li tengo o li do a qualcuno. Abbiamo due beauty blender nuovi, uno quello nero, uno quello classico. Abbiamo anche elastici. Abbiamo la carica batteria per lo spazzolino, un altro beauty blender che ho usato. Qui abbiamo una puff di Sensai con dentro il cotoncino di Givenchy che non sto usando in questo momento. Poi abbiamo i stick di cotone, quelli che porto di solito in viaggio, ho sempre di scorta. Ho l'oxidant per fare le sopracciglia a casa. Questi prodotti li lascio tutti. Abbiamo una Venus da viaggio, anche questa. Poi abbiamo i contenitori, questi dovranno spostarsi, quelli per le vitamine, li porto via. Abbiamo anche un sapone che mi serve adesso, perciò lo apro e lo metto. Abbiamo tantissimi ricambi di Venus, li sposto via tutti. Abbiamo anche ricambi per gli spazzolini, questi sono da adulto, un nail burro Dior, questo qui, ma è cambiato colore, mi sa che è scaduto e veramente poi la confezione è super super scomoda per utilizzarla, perché anche questa la decluttero. Poi abbiamo la tinta che faccio per le sopracciglia di Refect Seal, la potete comprare sull'Amazon. Questa è light brown, veramente ottima. Abbiamo un piegacigli di Dior. Ok, i ricambi per lo spazzolino da bambino, uno spazzolino in più.
Poi abbiamo i contenitori vuoti, questi qui, vabbè, li tengo per il momento. Sono tutti vuoti, vuoti, non so cosa serviranno. Poi abbiamo un po' di stick che ho preso dall'albergo, li tengo di solito così perché non si rovinano. Abbiamo una... come si chiama? Un cup per fare il massaggio, il vacuum, non lo uso, cioè, forse anche questo potrei buttarlo. Sì, dai, perché è inutile prenderlo in viaggio. Questa è la copertina dove mischio l'ossidante e il colore. Questo è un rasoio per il viso di Tweezerman, veramente ottimo, il migliore rasoio che avevo mai provato. Poi abbiamo una custodia di Tom Ford, questa qui la tengo anche perché, anche questa e questa perché li userò per portare via i prodotti. Abbiamo uno specchio. Penso questo vado a eliminarlo. Lo usavo per mischiare il fondotinta. Abbiamo un altro piegaciglie. Questo è di Boh. Non saprei, Diego della Palma forse. Abbiamo i forbici che magari li sposto. Abbiamo un temperamatite di Dior, quelli che vengono sempre con. Abbiamo qualche profumo. Questo piccolino, questo boh, non lo conosco. Questi tutti i profumini forse li dovrei eliminare. Anche questa la elimino perché non la uso mai. Abbiamo il ricambio di rasoi per il viso, lo tengo. Poi elimino anche questo di Chanel, questo piccolino perché veramente non è il mio profumo. Penso, adesso lo riprovo, magari in gravidanza. Dai, lo tengo ancora, magari lo uso. I viaggi, abbiamo un'altra spugnetta usata, poi abbiamo un cosino di Dior, un'altra temperamatite e basta, questo è vuoto. Passiamo a questa zona qui che è veramente incasinatissima. Qui abbiamo gli stick, ma non li uso adesso, li regalo a qualcuno sicuramente. Abbiamo i miei pacciocchi preferiti di Shiseido, di sempre. Li tengo, il patch, questi per i brufoletti, ma li ho aperti, boh, non so se dopo l'apertura hanno la scadenza. Non si capisce, vabbè, li tengo per il momento. Poi abbiamo tantissimi tester di Hoola. Questo lo butto e abbiamo i tester. Questo magari lo proverei della fondotinta, perciò lo metto qui per provarlo domani. Abbiamo altri, una maschera anche di Shiseido, altri patch. Abbiamo i tester di Flawless Filter di Charlotte. Questi li tengo perché li uso. Abbiamo una maschera per i capelli di Barbara Sturm, anche questa la tengo. Ok, aloe vera gel, anche questo per il viaggio. Ma comunque tutti i campioncini così penso di tenerli perché li uso. Elimino solo quelli che sicuramente non verranno utilizzati, come ad esempio questo acne serum, non lo uso. Non l'ho buttato un altro, abbiamo un'altra maschera, altri campioncini di Estée Lauder, Shiseido, tanti paillotte e quelli che non uso veramente. Questa è una crema, perciò li butto. Questo lo potrei regalare a qualcuno perché non ho la pelle rossa. Lo tengo lì. Questi sono di Guerlain, Dolce Gabbana. Ok, abbiamo anche un gua sha, questo è di Face Yoga, è buono. Una crema mani, lo struccante di Benefit,
il tonico lotione di La Mer lo tengo, lo uso per i viaggi. Poi abbiamo lo struccante, anche questo per i viaggi, il mio preferito, di Clarins. E abbiamo una scatolona intera. Qui veramente dovremmo fare un lavoretto. Abbiamo i Anti-Aging Neck and Décolleté Cream, questo eye cream, li metto sopra per utilizzarli adesso. Abbiamo anche face cream. Abbiamo un cleansing oil, questa bottiglietta la porto sempre in viaggio con me. Un siero di La Mer, anche questo è ottimo, lo porto in viaggio, ha la scadenza molto lunga, perciò non mi preoccupo. Poi abbiamo questo glowing primer, lo regalo sicuramente a qualcuno perché non mi trovo bene con Brandy Enemies. Abbiamo questa maschera. Potremmo provarlo perché questi prodottini poi scadono. Emulsione. Poi abbiamo un altro siero di La Mer, lo tengo. Maschere per i capelli. Questi li porto da viaggio. Una La Roche-Posay. Questo cosa abbiamo? Un body lotion. Vabbè, lo tengo, lo do al marito al massimo. Abbiamo due piccolini di Sensai. Anche questi li tengo, li uso in due volte. Cioè, le tengo un enzyme cleanser di Barbara Sturm. Questa crema di Pericone MD l'ho aperta, ma non mi è piaciuta veramente un granché. È un profumo veramente da vomitare. Non saprei cosa fare con lei perché è già aperta. Non so se potrei regalarla a qualcuno o no. Cosa ne dite? Veramente profumo di Pericone MD non mi piacciono per niente, mi fanno veramente stare male. Proviamo ad andare avanti. Abbiamo qui il balsamo di La Mer, questo è un nuovo, perciò lo tengo. Mi piace questo prodotto. Abbiamo un primer sauce di Clarins, non l'ho mai ancora provato. Vabbè, lo provo, lo tengo. Abbiamo lo siero per décolleté di Sensai, questo è un ottimo siero, lo porto in viaggio, questa è una mini size. Abbiamo la crema occhi Caudalie, questa l'ho aperta ma la texture non mi è piaciuta moltissimo perché è un po' troppo pesante per me, perciò provo a regalarla a qualcuno perché la scadenza è di 6 mesi. Abbiamo la cremina per gli occhi di Cosmetics, questa è un'ottima crema, perciò la tengo, è anche molto molto comodo il packaging. Abbiamo il tonico di La Mer piccolino, questo lo tengo, lo porto in viaggio. Un profumo di Jo Malone, non saprei cosa farmi. È super forte, wow, no, questo penso di darlo a qualcuno o buttarlo. Abbiamo uno siero di Dr. Levy, non mi piacciono moltissimo questi prodottini, direi che lo possiamo dare in giro. Abbiamo un dentifricio che potrei usare adesso, non è finito. Una crema di Sensai Absolute Seal, questa è un'ottima crema, è nuova, la tengo. Una crema mani, una piccolina, questa la metto nella borsetta così la uso subito. Questo piccolino di Dr. Jart è una maschera. No, questo è un color correcting treatment. Questo penso non l'ho mai provato. Boh, lo tengo per il momento. Una piccola crema occhi di Estée Lauder, la tengo perché mi piace moltissimo. Una piccola bum cream, anche questa la tengo, per 2 volte la uso. Uno siero di vitamina D, questo lo regalo, è un ottimo siero, ma lo regalo. Ok, abbiamo una maschera di La Mer, questa la tengo invece. Un olio di Drunk Elephant. Questo lo regalo, dai, non mi serve. Un lip treatment piccolino di Sensai, questo lo tengo.
Poi abbiamo un olio, questo lo do in giro, o il mio marito. Abbiamo Tom Ford Black Orchid. Direi che potremmo utilizzarlo, perciò lo metto qui. Da me. Biosense Olio, la piccola versione. Questo qui ho regalato quest'anno alle mie amiche, è un ottimo olio. Questa piccolina magari la tengo, per me sarà utile in viaggio. La tolgo dalla confezione, così la vedo. Un Lano Lips nuovo, questo è... è uno scrub. È uno scrub di Lano Lips. Boh, direi che potremmo utilizzarlo. Lo tengo per il momento. Magari togliamolo dalla confezione. Abbiamo anche un shampoo esfoliante, una mini versione, anche questa la tengo, un ottimo shampoo. Poi abbiamo uno siero nella versione piccolina. Questi dovrei iniziare a utilizzare a casa anche per non avere tutta questa roba. Lo tolgo dalla confezione, lo metto qui. Abbiamo un moisturizer di Tata Hopper. Sono curiosa di usarlo, non l'ho ancora provato. Ce lo metto sulla mia postazione. Abbiamo un altro dentifricio che lo provo. Ok, abbiamo questa polypeptide cream piccolissima che non mi piace moltissimo, non mi piace proprio, perciò la do in giro, so che tutti l'amano. La do a qualche amica. Abbiamo ancora un moisturizer cream. Questa crema non la conosco. Anche questa marca, vabbè, la tengo per provarla. Magari al massimo la do la prossima volta. Abbiamo Paola Choice Azelaic Acid. Questa penso di darla in giro. Sì, la do in giro a qualcuno. Perché ne ho un'altra. Qua abbiamo una piccola crema di CO Sandrelli. Questa la tengo. Poi abbiamo un cleanser di Biosense, questo qui, vabbè, lo tengo, una piccola versione utile. Questo sunscreen, water resistance, questo è quello classico. Primer, ok, lo tengo, anche se non, no, dai, lo regalo, non impazzisco molto di questa marca. Questo qui, sunscreen invece di ultraviolet, lo tengo perché io adoro i sunscreen di ultraviolet. Abbiamo un nuovo Lano Lips, questo tengo. Una maschera di Glam Glow, la metto sulla postazione così la uso. Poi abbiamo un'altra crema di Estée Lauder. Questa è... direi che potremo utilizzarlo, lo tengo qui solo per non sporcarla. Poi abbiamo una Cool Gel Cream, quella che mi piace di più, la tengo. E invece quella un po' più intensa la regalo alla nonna, che le piace tanto. Poi abbiamo una cremina di Shiseido, anche questa è un'ottima crema leggerissima, perciò la porto con me in viaggio. Abbiamo anche un moisturizing di Fresh, questo qui lo regalo, non impazzisco della Fresh. Ok, abbiamo un drop di Pie, questi penso di poter regalarli. Abbiamo il dosatore, non so da dove arriva. Boh, non so, lo do al mio bimbo per giocare, perché non mi ricordo. Poi abbiamo un olio profumato, questo aveva un buon profumo, ma penso che lo do a qualcuno perché non lo sto utilizzando. Un'essenza di Estée Lauder, questo invece lo tengo, è sempre utile. L'olio di Nuxe, anche questo lo regalo a qualcuno, non ho deciso ancora chi. Abbiamo il Dr. Dennis Gross Pore Perfection Finish Sim, questo lo devo per forza regalare perché io non ho i pori, perciò lo regalo.
Abbiamo un cleansing foam di Clédépôt, questo lo adoro, lo tengo. Poi abbiamo una crema per le mani, anche questa la regalo, dai, qui c'è troppi prodotti. Un sunscreen di Dennis Gross, questo è oil free, vabbè, dai, posso provarlo. Qui abbiamo un altro SPF. Anche questo lo provo. Poi abbiamo questa maschera ai capelli, la metterei da qualche parte per provarla. Qui abbiamo Air Dry Cream. Questa è una crema. Boh, che crema è? Ah, per i capelli. Ok. Anche questa allora la possiamo mettere in giro per provarla, se no non lo provo mai. Ok, qui abbiamo una crema giorno, anche questa direi che potrei tenerla. Questa maschera di Origins la tengo, la uso subito così capisco se mi piace o no. Abbiamo qui un cleanser di Eve Lom. Vediamo, abbiamo. Non l'ho mai provato, sono curiosa di scoprire questa marca, perciò la tengo. Poi abbiamo un Extra Intensive Mask di Sensai. Questo era un campioncino regalo. Sì, ce l'ho un'altra così. Su questa direi che potremmo anche regalare a qualcuno. Poi abbiamo Absolute Silk Cream, questo l'amo, perciò la tengo sicuramente, una versione piccolina. E abbiamo la Clinique Moisturizer, mi piace questo moisturizer, lo tengo. E abbiamo un altro Correct Treatment, questo lo devo regalare a qualcuno, se no è il secondo.